Questo è un primo esperimento di collaborazione su questo fronte con la Banca d'Italia, sede di Perugia, con cui in realtà stiamo collaborando come Dipartimento di Economia già da qualche anno. Vengono in autunno, solitamente a novembre, a presentare il loro rapporto aggiornato sull'economia umbra. Questa volta è un avvio di formazione per una competizione di studenti del quarto e quinto anno dei licei, degli istituti, delle scuole umbre, che hanno aderito abbastanza massicciamente a questa nostra proposta e quindi siamo contenti. È una competizione indetta dalla Banca Centrale Europea e si concretizza su più livelli. E adesso magari nel merito del contenuto di questo concorso passo la parola al dottor Guaitini della Banca d'Italia, sede di Perugia. Sì, in realtà noi come Banca d'Italia effettuiamo già diverse iniziative con le scuole per sviluppare l'educazione finanziaria, visto il grado di alfabetizzazione finanziaria molto basso nel nostro paese e in particolare anche nella nostra regione. Sul tema della politica monetaria, diciamo, questo è uno dei temi più complessi e che le scuole fanno più fatica a trasmettere. E in questo senso la Banca Centrale Europea ha indetto questo concorso rivolto proprio agli ultimi anni delle scuole superiori e come Banca d'Italia ci siamo fatti promotori della partecipazione appunto di questi ragazzi al concorso, cercando anche di fare, diciamo, da tutor per aiutarli nella preparazione in una materia che oggettivamente è abbastanza complessa, ma che sta diventando sempre più importante nella vita economica del paese.